Oggi ci troviamo al terzo libro della saga di Diario di una schiappa. Il sottotitolo di questo è Mio fratello le spara grosse. Questo libro, a differenza dei primi due, è stato scritto dalla sorella di Rivka Cedoria, che si chiama Giorgia. Naturalmente, come i primi due libri, questo libro è stato scritto da James Patterson. Così. E questo libro è un po' simile al primo libro di scuola media. La sorella di Rafe, che in questo caso si chiama Georgia Cacciadorian, si trova a essere pregiudicata per via del segno che ha lasciato suo fratello. Cioè, che se non vi ricordate bene del primo video, ha infranto tutte le regole del codice di condotta della SMHP, che sarebbe Scuola Media di Hills Village. E questo libro parla di questa ragazza che come Rafe fa le sue simili esperienze. Trova anche lei un bullo. Il primo bullo che ha incontrato Rafe è Miller il killer, e invece Georgia trova Miller il mini killer. Ma a differenza di Rafe, lei se ne sbarazza facilmente con un calcio forte allo stinco. Ma i nemici non sono finiti. Trova tre bambine molto eleganti e le chiama la pattuglia delle principesse. E loro si arrabbiano inspiegabilmente con Giorgia perché non è molto stilosa. Così da qui parte una lotta imminente tra Giorgia e la pattuglia principesse. Come Rafe incontra anche dei compagni. Conosce un Max per cui si prende una volta e alla fine del libro riesce a conquistarla. Poi conosce delle amiche di Rafe della scuola d'arte e insieme formano una band. Ma il Rafe le chiama anche schifo, proprio con la K. E così Rafe le scrive per dispetto al canale di Francesco Secchio, non è niente vero. Le scrive alla battaglia delle band della scuola. Così Giorgia e le sue tre amiche si ritroveranno a scontrarsi nella battaglia delle band con altre tre band. La presentatrice, che si chiama Millie, inizia a presentare lo show. Così, alla fine, quando i che schifo vincono, lei si fionda sul palco alla via di Giorgia. Ma così la spinge giù, ma lei per sbaglio si aggrappa alla gonna e così si strappa e si vedono tutte le montagne. Questo libro è molto bello, scorrevole, lo consiglio per chi ha letto i primi due libri della serie. Scuola media, Gli anni peggiori della mia vita, e Fatemi uscire da qui. Bene, e ora la frase del giorno. Se non vuoi essere perdenti, muovi il culo e stringi i denti.